Vediamo com'è il gioco. Sono molto curioso di vederlo insieme a voi. Vediamo, vediamo. Se parte, eh? C'è sempre il problema di se parte. Ok. Abbiamo i progressi automatici. Con quell'immaginetto, ok, del disco. Tra l'altro bellissimo, il floppy. Intanto bevo anche ogni tanto. Video. Attenzione, ok, iniziamo così, iniziamo secchi proprio. Carino già, tipo pixeloso così, mi piace. Ah, posso anche correre. You stairs, vai. Aspetta però, se parlo con sta tipa, non mi ci fa parlare con queste persone. Ok, seguiamo il gioco come vuole lui. Ok, ho detto print, RT, sì, e l'abbiamo appena scoperto, che possiamo correre. Ma c'è quell'affare lì azzurro che ogni tanto spunta che sembra. Mira over here. Ok. Ok. Ah. Sì, vabbò. E no, long time no see. Ok. Va bene. Comunque noi siamo una ragazza, quindi, che si chiama Mira. Ah, ok, il gioco va avanti da solo, senza che io lo muova. Ok. Sto comunque in fuori. I don't know if you like I've seen most in this place already. Well, they're demanding it. By the way, when you live. Ok, qua sta spiegando dove abita. Ok. Ah, qua adesso le risposte multiple, la mossa lo intuivo. Alright then, dai. E dobbiamo seguirlo, immagino. Questi qua si fanno un selfie. Sì, ma devi salire su di sopra. Ok, una zona ristretta. Oddio, sta cosa qua mi ricorda tantissimo quei film dove ci sono tipo. Aspetta, com'è che si chiamava quel film là? Un po' in stile anche Jurassic Park con queste zone ristrette, ma c'erano anche altri che avevo visto. Ah, ok. Il suo fratello gli ha dato il codice per passare questa zona qua. Vabbè, vediamo che succede. Ok. Devono andare verso l'ascensore. Eccolo qua.
Ah, ok, se tipo li fermano, questa qui è stata una sua, non ho un'idea del tipo. Ogni volta che tipo c'è qualche parte di video, c'è esce fuori quella specie di chuck. Sembra molto carino come gioco. Peccato come al solito che non è tradotto, però. Ah, ma lui ha voluto fare colpo su di lei. Eh sì, infatti è rimasta molto impressionata, dai. Cosa sta cercando? Garas. Ok. Ieto se vuole disegnare la sua faccia sul cassonetto. Oh, che carini, si dicono che si mancano a vicenda. Che si sono mancati. And what? Presto to your child. Ah, sì. Ok. Welcome. Quindi tornare a casa. Ok. Beh, basta faccio così, no? Oh, andiamo allora. Quindi con lui ci ho parlato. Abbiamo visto anche le cose. Torniamo indietro allora. A quanto pare dobbiamo tornare a casa. Penso giù di qua, suppongo. Sì. Ah, perfetto. Ciao putressina. Stiamo provando sto giochino che sembra molto carino. Peccato solo che è in inglese, però è molto carino. Volevo provare questo e Warhammer. Stasera infatti proviamo solo questo qui e Warhammer. Quindi questi vivono sottoterra, vivono. E invece sopra ci sono queste recinzioni. Particolare come storia, molto cyberpunk. Ma allora, di là non si può andare. Cicci. Uxibar. Banep. Ah, vedi, con alcuni puoi parlare, con altri no. Questo. Cioè, vendeva le barre di caramelle. Di preferire turba fish. Ah, ok, qua vendono invece tipo il pesce. Come va, putressino, comunque? Tutto bene? Se continuo dritto, immagino infatti non posso andare da nessun'altra parte. Vai. Particolare comunque come gioco, eh? Molto particolare. Però mi piacciono i giochi così molto pixelosi. Non si vedono le facce, però è carino. Tutto ok, appena finito la quarta stagione di Dottor House. Ah, grande. Ok. Pensavo partisse un video, ma a quanto pare no. Mi sa che devo scendere, vero? No, non devo scendere. What? E allora che caspita devo fare? Ah no, non avevo visto le scale. Cazzarola. Alright. Teacher? Ah, quindi è un professore, sta facendo lezioni a distanza. Ok.
Ok, stai dicendo che deve creare un curriculum quest'anno. Ok. Albert, allora a quanto pare è qualcuno che c'è, diciamo, in videoconferenza. Ah, gli ha chiesto se può skippare la lezione. Il classico signorotto che tipo pensa che tutto gli sia dovuto e quindi gli ha detto: c'è mio padre che può dire che tipo non devo per forza fare la lezione. E questo che sta dicendo: no, devi farla. Ok, una mappa del sistema solare. Examine the poster. Ok. Ah, con già, scusate, ho sbagliato il tasto. No, ho sbagliato il tasto, un attimo. Ok. Drovia, Gnara. New Joran e Gara. E quello che ho visto prima. E questo? Sì, ma non ho capito. Ok. Ah, devo creare questo articolo, devo creare. Wow, di nuovo ha fatto quella cosa lì. Ah, your cell sarebbe sì. Ho capito. Praticamente ogni volta che tipo c'è quella specie di sfarfallio è perché ci arriva una nuova missione sopra, penso, al cellulare. Che poi in realtà penso sia un cellulare da polso. Tipo quello di Tony Stark. Sono al sistema, shit, open object update. Ok, che si faceva così. Quindi, la news. Ok, Lithium Technology. Sì, tanto adesso per il momento lo vediamo giusto così, ma io spero tantissimo comunque che ci facciano una traduzione in italiano, perché sarebbe molto interessante come gioco, secondo me. Gara Lithium. Ok. E quindi adesso? To the text you feel to submit. Ah, ok, devo inviare il testo, devo inviare quindi. Ah, ok, ho capito. Aspettate che non mi ricordo già più come era messo. Allora, il verde era New Joran, il Drovia è arancione e Gara blu. Ok. Allora, il Gara e il blu. Beh. Questo era New Jordan e questo era Drovia. Però qua non c'è gara. Of Lithium, mi sembra fosse. Vediamo. It isn't correct. Gara. Il Lemon Drovia, in veri. Ne ho fatta una giusta su tre, perfetto. Oddio, che cosa sta succedendo? Senti come urlano la gente.
Senti come urla la gente. Sì, ma non ho capito. Via, 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 corri, 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 corri. Wow, e mo dove cazzarola vado? Che era qua la cosa. Ho capito. Qua non possiamo andarci. Oddio. Scappa, scappa, scappa. Help anyone, please, Eager. No. Dai, dai. Ce l'abbiamo fatta. Via, 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 via. Ah, ok. Forse non avrei dovuto. Siamo lì tra 10 secondi. Ragazzi, mi sa che moriamo da stronzi. Probabilmente. E infatti moriamo da stronzi. O forse no. Forse no. Attenzione. Lacuna. Laguna, scusa. No, lacuna. Con la C, non è laguna, è lacuna. Even after 10 years, meeting your ex still feels kind of strange. 1240. Or maybe it doesn't if you don't still have feelings for her. And maybe it doesn't if the whole world is on the brink of war. I don't even know why I agreed to see Kat that day. My thoughts were still lingering on my work. My unit was responsible for the safety of one of the most important visitors Yara had seen in a long time. Joseph Banny, foreign minister of Drovia. Whatever came of his negotiations with our president could make or break the relationship between our planets for generations to come. Yet here I was. Fighting with my ex about how often I should call my daughter, pretending that it mattered. Figo però questo prologo, ragazzi, mi piace, mi piace, mi piace. Allora, vediamo ancora un attimo. Io distanza per secondo. Listen to the radio. I'm sorry, Kat. Bene, so, think really but me on the edge. You haven't changed a bit. You know how important it is this time. Yeah, that's what you said every time. Let's get back to Laura. That's why we're right. I don't know what else to say. You never visit here. Ah, forse questo qui è il padre della ragazza. Quella che abbiamo appena visto. Ok. Forse questa qui è la madre, ora che ci penso, perché in effetti ci assomiglia un pochettino. Vabbè, facciamo così. Ok. Scusa for the kid. Ah, e questa qui è la classica frase da mamma. Laura è una teenager. Ok. Ok, boh. Started walking home, I felt angry at myself. Not for failing to show my daughter how much I cared for her, but for actually not caring as much as she would have deserved. At least that's what I thought I felt like at the time. I was under a lot of pressure due to Banny's visit. I found it hard to think about anything other than work. Ribadisco, vorrei tanto che fosse in italiano. Comunque, boh, sembra interessante il gioco, assolutamente.